Tragico incidente stradale ieri sera, poco dopo le 19, lungo la via Carrata, alla periferia di Mascali. Una donna di 34 anni, originaria di Fiumefreddo, alla guida di una Peugeot 206, mentre percorreva l'arteria in direzione di un complesso residenziale, ha improvvisamente perso il controllo dell'auto e, complice anche la copiosa sabbia vulcanica presente sul manto stradale, si è poi schiantata contro un guardrail che, come una spada, ha attraversato per intero l'abitacolo, trafiggendo la povera donna morta sul colpo in seguito alle gravissime ferite riportate. I soccorritori del 118 accorsi sul luogo dell'incidente hanno constatato purtroppo l'avvenuto decesso della donna, come dicevamo, residente a Fiumefreddo, e che si accingeva a trasferirsi da qui a poco nella città di Mascali. Per estrarre il corpo senza vita della povera donna rimasta intrappolata all'interno della vettura si è reso necessario anche l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. La dinamica dello spaventoso incidente stradale è ancora in fase di ricostruzione. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale di Mascali e dai carabinieri della locale stazione.